coordinare le attività e rendere standard l'amministrazione dell'AIO3, creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo. Adesso partiamo con questa manifestazione organizzata come Lions, perché ritengo che il leonismo debba avere un ruolo decisamente più incidente nella società. Io ritengo che l'opportunità del leonismo sia quella di poter partecipare alle necessità reali della gente, non solo fare una sorta di carità generale. In questo caso oggi noi faremo una manifestazione, un incontro ambiente e impresa nella terra dei fuochi, perché noi riteniamo che ci sia una grande discrasia tra quanto accade e quello che è giusto che sia. In sostanza, la Campania, oltre ad avere subito il danno clamoroso di essere la terra dei fuochi, quindi di aver avuto lo sversamento da ogni angolo d'Italia di rifiuti, di veleni, di qualcosa di estremamente pericoloso, è diventata paradossalmente anche per le imprese insostenibile, perché le imprese hanno difficoltà a sopravvivere ad un attenzionamento anche normativo, anche giurisdizionale, che è estremamente complesso. Ci rendiamo assolutamente conto che la giurisdizionalità deve essere complessa laddove ci sono fenomeni di ecomafia, e quindi è necessario che la norma sia più rigida e che siano le forze dell'ordine più attenzionate. Però non possono le imprese subire le conseguenze complicative di queste attività, per cui noi vorremmo dialogare, come faremo oggi, con le forze dell'ordine, con le forze istituzionali, per fare in modo di indirizzare nel modo giusto queste grandi energie, magari anche mettendo a disposizione i dati che noi abbiamo, per cercare di, da un lato, garantire la legalità, ma al tempo stesso garantire la sopravvivenza dell'azienda. Non possiamo parlare di ecodistribuzione di ricchezza se non ci preoccupiamo, soprattutto in momenti di crisi così importanti come questo, di produrre le ricchezze. Ecco, noi vorremmo arrivare a sincronizzare questo meccanismo. Allora, io vi do soltanto alcuni elementi. Il primo, condivido molto il connubio che dà il titolo a questo convegno che riguarda l'ambiente e l'impresa, perché anche sull'argomento di cui abbiamo parlato stamattina e che, diciamo, attanaglia la nostra vita quotidiana, noi che siamo nati in questa zona, che in questo concentrato dei 57 comuni che danno vita a quello che è conosciuto come la terra dei fuochi, anche se poi di fatto noi che abitiamo qui sappiamo bene che i fuochi non li abbiamo mai visti, ma abbiamo soltanto annusato i fiumi e subito le conseguenze di questo. Il connubio tra impresa e ambiente è paradossalmente alla base anche della risoluzione del problema della terra dei fuochi, perché per risolvere il problema della terra dei fuochi vi è necessario un impegno di sistema che riguardi vari fattori, perché se mentre da un lato come avete visto dalle carte desecretate di Schiavone o da altri atti processuali che sono venuti alla luce, avevamo una dinamica negli anni 80 dove praticamente in questo territorio gran parte dell'industria nazionale e del resto dell'Europa utilizzava questo territorio come sversatoio di molte aziende nazionali, no? Il caso famoso dell'Acna di Cengio, che negli anni 80, quando io avevo 7-8 anni, era la quarta azienda nazionale e invece per versare i propri rifiuti industriali, perché parliamo di rifiuti industriali e non di rifiuti solidi urbani, questa è la prima cosa da chiarire per quanto riguarda le vicende della terra dei fuochi del passato e del presente. Invece di smaltirli a 3 milioni di lire a tonnellata, li smaltiva a 300.000 lire a tonnellata, cioè un decimo del costo, utilizzando praticamente gli uomini e mezzi del clan Bignognetti. Quindi c'era una parte dell'impresa legale, la terza, quarta impresa nazionale, che stringeva un patto con la Camorra per ridurre i propri costi di esercizi. Questo è successo perché c'è stata nell'ultimo trentennio sicuramente una grave responsabilità della politica locale, che ha consentito di poter fare questo, nazionale, che non se ne è accorta di questo. Non c'è il livello di attenzione dei cittadini, perché se leggete bene le carte di Schiavone, mi riferisco alle carte perché poi quello che dice Schiavone in televisione di fronte ai magistrati invece lo ritratta, e quindi diciamo corriamo il rischio anche di subire dell'ultimo elemento che vi do, la speculazione economica che c'è sulla Campania, il livello che
che corre il rischio, che corriamo il rischio che se con danno ambientale abbiamo tolto una parte di giorni di vita dei nostri figli, noi ammazzando l'economia della Campania corriamo il rischio di togliere il futuro a quelli che ancora devono nascere, e ci troviamo di fronte che le stesse aziende, gli stessi territori che hanno inquinato il nostro territorio adesso puntano a prendersi le quote di mercato della nostra filiera agroalimentare, dei nostri attrattori turistici e dei nostri attrattori culturali. Quando si parlerà dove è necessario di bonifica, perché questo è un altro mistero, sembra che con un, diciamo, sulla vulgata collettiva, con un pulsante si possa bonificare tutto. Uno dei grandi sprechi della politica è stata l'eccessiva ipercaratterizzazione multipla dello stesso sito, insomma, Agrimonda, ce l'avete qua vicino, caratterizzato 4 volte e mai bonificato. La ogni caratterizzazione costa, però è come una medicina, scade 6, 12, 15 mesi. Caratterizzare serve a tranquillizzare la popolazione, la pressione politica a qualsiasi parlamentare, a qualsiasi consigliere regionale della zona, ma poi non procedere dopo un determinato punto di vista la caratterizzazione, che l'analisi del livello di inquinamento e della mobilità interna scade come le medicine, se ne fa un'altra che ha un altro costo, si buttano i soldi e alla fine non si è fatto. Perché le risorse sono poche, bisogna fare delle scelte chiare, non si può chiedere il polverone dove si fa tutto, si accontenta questo, quest'altro, che è quello che abbiamo fatto per anni senza scegliere vocazioni industriali dei territori del paese, e su questa vicenda non si può più scherzare. E per questo io ritengo che con uno spirito di collaborazione da tutte le forze politiche sono questi momenti nei quali la politica stessa riacquista una credibilità nei confronti dei cittadini. Vedere le persone che facevano le foto rispetto ad un'operazione che gli era stata detta per vedere se era vero, quella mattina ti riempie di orgoglio, perché dimostra che la politica può fare le cose a prescindere dagli schieramenti, perché tante altre persone potrebbero citare tanti esempi. Vi auguro buon lavoro e mi scuso di non poter rimanere altro tempo con voi. Grazie per l'invito. Perché intanto per cominciare io insisterei con Pentito, visto che si è dato questo ruolo, perché ci dicesse: ma quali sono le aziende del nord che ti hanno prodotto quei veleni? Ci ha dato uno spaccato di una vicenda, come diceva l'onorevole Manfredi, dove una tonnellata di rifiuti costava smaltirli 3 milioni di euro, ma con 300.000 lire all'epoca si poteva smaltire la camorra, quindi con un costo del 10%, ma il 90%, quello che si è risparmiato, lo hanno risparmiato quelle imprese che hanno prodotto quei rifiuti. E dove sta? Ma possibile che un pentito ci dica che gli ha seppelliti e non si ricorda chi glieli ha dati? E lo mandiamo in televisione a dire dove li ha seppelliti per organizzare la bonifica e non ci facciamo dire chi gliela ha data o chi gliela ha seppelliti. È perché non mi risulta che i camorristi direttamente fanno i muratori, vanno giù a scavare per seppellire, hanno utilizzato aziende che magari poi si sono riconvertite nel tempo e trattano gli stessi prodotti, magari anche da concorrenti sleati, in un mercato dove chi ha soldi da riciclare, tanti soldi a nero, è evidente che ha un vantaggio, perché può partecipare a delle gare di appalto a costi decisamente inferiori, tanto gli servono per riciclare, non per guadagnare. Ma a prescindere da questa analisi, e quindi qui gli avrei affidato un messaggio forte per dire: valli a cercare, facciamo in modo che magari a qualche grande imprenditore che ha prodotto filtri di fabbriche di vernice che assomigliavano a sabbie umidi e che arrivavano qui e non al nord di Napoli, non soltanto lì, sono stati sequestrati nella nostra zona, anche in questo comune. Sembravano sabbie umidi, arrivavano di notte e per la mattina non c'erano più, perché venivano ricaricate e rismaltite in ogni angolo della nostra zona, in queste zone. Noi teniamo avvelenamenti statici ormai nelle nostre zone, anche se abbiamo focalizzato l'attenzione nella zona al nord di Napoli, perché pare che ci sia stata la maggiore concentrazione. Siamo in una fase, io ritengo, rivoluzionaria. Mi auguro che si completi presto, che vada a casa questo lavamento, che ne arrivi un altro, qualunque esso sia, ma che non abbia queste correità, e che si ritorni alla politica con identità e con progetto. Ma intanto che questo accadeva e che questo ha prodotto degli effetti devastanti, noi abitanti di questo territorio, e qui vengo al tema di questo incontro, noi imprenditori in particolare, subiamo, oltre al danno di essere abitanti di questo territorio e quindi a correre il rischio di mangiare i prodotti proprio di quella zona dove sono avvenuti questi fenomeni, insieme a tanti altri non ancora censiti, non ancora identificati, dove magari non è accaduto niente e quindi potremmo tranquillamente consumarli,
ma oltre a questo danno noi subiamo anche la beffa di essere imprenditori in un territorio dove per queste ragioni siamo particolarmente attenzionati da un sistema giurisdizionale, da un meccanismo di intrecci, di organi di controllo che ci rendono la vita complicata come imprenditori. Perché vedete, se voi andate ad analizzare su 1000 processi presso le nostre procure, Napoli, Nola e le altre province della Campania, bene, su 1000 processi, oltre 900 processi riguardano piccole aziende che trattano rifiuti, piccole officine, autoriparatori, caro Mario. Noi paghiamo quindi la sofisticazione, con la sofisticazione di norme, il fatto di abitare un territorio dove invece è necessario perseguire le ecomafie, le quali sfuggono, per quello che dicevo prima, per le loro grandi capacità e disponibilità, e alla fine pagano solamente quelli che non c'entrano niente. In questi giorni si stanno chiudendo una serie di officine perché magari hanno collocato il fusto con gli oli esatti a destra piuttosto che a sinistra, perché hanno sbagliato la coibentazione del piazzale, per carità, sono difformità, ma no. Ma se le chiudiamo per queste, il paradosso è che quelle norme così severe hanno chiuso dei poveri cristi che magari non hanno mai inquinato, se non nella gestione imperfetta sul piano formale, mentre invece chi ha 20 omicidi, ha contribuito a seppellire i miei fanghi, va in televisione a fare la star e anche a depistare, visto che le stesse dichiarazioni non le conferma la confessione delle mafie o davanti ai magistrati. E allora la mia necessità di sincronizzare oggi, la necessità di far funzionare il sistema economico, di far vivere bene le imprese, perché poi sfido qualunque filosofia politica, qualunque identità partitica, a che cosa serve predicare di distribuire equamente le ricchezze se le ricchezze non si producono. Non facciamo demagogia gratuita. O il sistema economico funziona e poi possiamo anche parlare di welfare, o possiamo anche parlare di equa distribuzione delle ricchezze, poi stabiliamo quanto debba incidere la meritocrazia in un sistema di questo tipo, se le ricchezze vanno distribuite equamente senza nessun sistema meritocratico, facendo saltare qualunque ipotesi produttiva perché a quel punto nessuno interessa produrre, o quanto, come scrisse in una enciclica straordinariamente bella che vi propongo di leggere, Labore et Exercens, Papa Wojtyła, coniugare quella terza via dove una società civile produttiva realizza il benessere e poi un welfare controllato del sistema sociale garantisce un minimo di equità oltre la quale la meritocrazia fa la differenza. Noi siamo per l'economia sostenibile sicuramente, ma non siamo per esempio contro quel mostro, l'abbiamo così definito, contro quel mostro del Sistri. L'altro giorno eravamo in piazza, eravamo più di 80.000 a Piazza del Popolo, tutto il sistema delle imprese, dalla piccola impresa all'artigianato, sotto il marchio di Rete Imprese Italia, e abbiamo gridato ad alta voce questo. Quello non è un sistema serio per dare un contributo vero al tema dell'ambiente del nostro paese. Per fare questo bisogna che la classe politica e la sua amministrazione si metta a discutere con gli operatori e trovino delle soluzioni che sono idonee, delle soluzioni vere e non delle soluzioni inventate che forse faranno del bene a qualcuno, e qui già si sentono insomma storie poco edificanti rispetto a delle persone che si sono occupate di questa materia. E allora per noi quella è la strada di trovare un accordo tra i decisori politici, i rappresentanti delle categorie che hanno a che fare con il sistema dell'ambiente. In quanto imprese di autoriparazione, noi crediamo prevalentemente in tema di ambiente, prevalentemente nella funzione del recupero. Lo dicevo prima, noi siamo produttori al contempo fornitori di pezzi di ricambio. Noi riteniamo che il recupero sia la soluzione più rispettosa dell'ambiente, sia anche una risposta di natura economica a determinate esigenze di mercato, soprattutto in una congiuntura economica come questa, dove la riparazione comincia ad essere un lusso, la gente non sa più come fare, rimanda la manutenzione e la riparazione dei propri veicoli
per un certo tipo di domanda questa cosa si può anche rispondere con l'utilizzo per esempio dei pezzi di ricambio che provengono dalla rottamazione delle auto, evidentemente con tutte le accortezze fatte all'interno dell'osservanza di tutti i dispositivi normativi, sicuramente non quelli che compromettono la sicurezza o altre questioni insomma, importanti della mobilità, ma sicuramente un mercato particolare dove il recupero può svolgere una funzione importantissima. Pur denunciando problemi e gravosità di determinate norme, il senso della responsabilità civile ci porta ad agire nella direzione giusta. Però, ecco, vorrei concludere con questo, però un invito alla politica e all'amministrazione pubblica e ai suoi controllori, tutto ciò va bene, però non fateci vivere quel paradosso con il quale ho aperto l'intervento. Alfonso indicava delle strade concrete, ha citato quella famosa norma che abbiamo presentato insieme al convegno di Rimini, se non sbaglio, di 2 anni fa. Noi dobbiamo sicuramente insistere su quella proposta, Alfonso, andiamo a rivedere adesso col nuovo governo, andremo a vedere chi si occupa di questa cosa e perché non dare più forza, semmai andare a proporre attraverso la congiunzione di più simile attraverso la richiesta fatta da più categorie, probabilmente può aggiungere valore aggiunto alla proposta se non fatta da una singola associazione. Non so questo tipo di convegno a cosa concretamente possa approdare, forse diceva un documento, non so che cosa concretamente lui voglia intendere per questo, i contenuti saranno sicuramente i contenuti positivi che sono venuti fuori nella discussione di oggi e soprattutto nel suo intervento. Un documento che noi, lo dico fin da subito, sottoscriviamo fin da adesso. Probabilmente, oltre ad essere un documento, proviamo a trasformarlo in una proposta di natura politica che proviene insieme al vostro marchio, insomma anche dalle associazioni di categoria, per portare ottenuta l'attenzione non solo della classe politica territoriale, perché hanno ragione tutti quelli che hanno detto che questo è un problema di carattere nazionale, non solo territoriale. Grazie. La nostra azione è un'azione nobile, questo ci tengo a sottolinearlo, nel rispetto delle regole, come prima ha spiegato il dottor Turco, da parte degli operatori economici, che definisco in modo molto appassionato degli artigiani, prima che imprenditori. Nel senso, la grande risorsa degli autodemolitori, di chi si occupa del recupero poi, perché sono le piccole uffici, piccole o grandi officine meccaniche, e quelle che programma 2014 addirittura il recupero, sentivo prima dal dottor Gibboni, del 95% di un autoveicolo fuori uso. Che cosa vuol dire? Non entrano negli interessi di parte delle case produttrici che puntano a vendere il prodotto nuovo, parliamo di qualcosa di concreto che si ricollega forse anche al tema di questa mattina, la povertà, il fatto che ognuno faccia i conti, i propri conticini in famiglia. Perché il controllore a tutela dell'impresa che lavora bene? Per due ordini motivi. Il primo è legato evidentemente all'interesse stesso di quell'imprenditore che lavora nel rispetto delle regole. Nel senso che chi non lo fa, evidentemente fa una concorrenza sleale. C'è un abbattimento dei costi, non fa volontariamente uno smaltimento dei rifiuti, non si occupa di coibentare piuttosto che quantomeno asfaltare il terreno sul quale poggia il rifiuto, il mezzo dismesso, diciamo non si attiene alle regole minime, ma, e qui è l'operato della Guardia di Finanza, questo soggetto non è neanche noto al fisco, cioè nel senso un soggetto che non è mai emerso. E allora qual è il nostro intervento? Il nostro intervento è ricondurre quel soggetto nell'ambito della legalità economica, farlo emergere per il fisco e non solo, imporre come fanno le imprese che lavorano e che prima erano citate nel rispetto delle norme e che pagano
quello che è previsto nella normativa dei rifiuti, ma che pagherò anche le tasse su quella che è la vendita a nero dei pezzi di ricambio piuttosto che di tutte le componenti che si possono recuperare da un veicolo, per fare lo specifico esempio. Chiaramente la seconda finalità è direttamente collegata alla prima: la Guardia di Finanza come amministrazione dello Stato deputata ai controlli in questa fase tutela le medesime aziende che operano legalmente, perché impone a coloro, a quelle che fino a ieri per anni si sono arricchite senza versare un euro al fisco, impone che quindi quell'impresa che per anni non le ha pagate emerga e comincia a contribuire insieme alle altre, quelle che storicamente sono difese dagli interessi di categoria, che hanno pagato per anni, che quindi forse questa pressione fiscale nell'interesse di tutti riesca a scendere. Come effettuiamo i controlli? Non abbiamo segreti. A noi piace giocare a carte scoperte. Allora la normativa è nota a tutti, chiaramente noi siamo chiamati ad applicare quella con buon senso. E allora quali fenomeni ci interessano? Ci sono i fenomeni di coloro i quali su un camioncino con i vetri celati, oscurati, caricano tutto ciò che non occorre, che non serve a fare incasso, e li vanno a sversare sui nostri fiumi, piuttosto che nelle terre abbandonate, anche assoldando qualche agricoltore in difficoltà complice della crisi della terra dei fuochi, e quindi occupare il suo fondo, tanto poi se lo prendiamo chiaramente a denunciare noi andremo a denunciare proprio quell'agricoltore, il proprietario del fondo, non avendo altri riferimenti. E allora non bastano gli occhi automatici, gli occhi delle telecamere, abbiamo i nostri operatori nelle strade che appaiono abbandonate a recuperare un'unità di informazioni per poi porre questi al palio, chiaramente nella nostra realtà territoriale, del comandante della compagnia di Casal Nuovo di Napoli, sono io, e quindi ha competenza anche sul territorio di Santa Anastasia, oltre che altri 13 comuni, e poi sviluppare queste informazioni per organizzare in modo sistemico e non occasionale degli interventi volti alle finalità appena espresse, quindi a denunciare gli reali responsabili di questi abbandoni incontrollati di rifiuti, a farli emergere il fisco e poi lì sì, a dare anche loro delle istruzioni per il prosieguo secondo i canoni di legge e nel rispetto delle norme della loro attività. La considerazione poi della popolazione ieri, oggi non più, è: ma quel soggetto si arrangia. E voi siete complici in questo processo di rivisitazione dell'operato anche delle piccole officine, per parlare dell'ultima categoria che abbiamo toccato. Perché siete complici in positivo? Perché, per fortuna dico, è finita l'epoca di farsi i fatti propri. Voi vi cominciate a fare i fatti degli altri. E ben venga, perché è proprio il principio di uguaglianza e libertà che lo prevede. Cioè la libertà di ogni singolo in uno Stato democratico finisce quando comincia la libertà dell'altro. Allora queste persone hanno inciso per troppo tempo, chiaramente le ecomafie sono l'esempio più facile, non dico più scontato, ma anche più evidente e facile da commentare. Ma la coscienza che prima veniva toccata dal dottor Turco, la coscienza del singolo, è l'aspetto invece fondamentale, è quello che impone a voi una riflessione nell'ambito delle vostre famiglie, oggi della vostra presenza e testimonianza, nel fatto che operatori o meno del sistema siete interessati al fenomeno da vicino e fin dall'epoca di farsi i fatti propri, no? Che è un poco frutto di un'educazione, la stessa che è stata impartita a me, no? E per la quale noi abbiamo avuto un riscatto, no? Un colpo di coda. Non partecipiamo ovviamente ai fatti illeciti per un fatto di educazione storica, ma non tolleriamo neanche più che lo facciano gli altri. Allora io ringrazio l'invito, i relatori.
puntiamo sulla nostra capacità di fare le cose e rallegriamoci quando qualcuno di qui riesce ad emergere. Applaudiamolo, diamogli il coraggio, perché troppo spesso qui chi cerca di fare è il nemico pubblico numero uno. Allora la vera scommessa, quando si parla di ambiente, quando si parla di energie rinnovabili, guardatevi attorno, guardate i vostri figli, sono loro. Date a loro la possibilità di fare quello che si deve fare qui a casa loro e non ci ghettizziamo più. Non parliamo più della Campania, di Napoli, io non sono un meridionale, io sono un italiano e nella migliore delle ipotesi sono un cittadino dell'Europa. Noi invece amiamo riunirci nel nostro piccolo recinto e troppo spesso lamentarci e basta, perché i milanesi ci hanno combinato male, perché gli altri... Io non conosco milanesi, non conosco padovani, non conosco romani, conosco tanti italiani, perché io stesso lo sono. Il problema... Il problema è che qualche sciocca e stupida azienda ha posto sulle nostre produzioni agroalimentari, l'ha posto solo in Italia, perché noi, in giro per il mondo, mica esistiamo come Campania. Quando arriva una mela dall'altro lato, è made in Italy, non è made in Campania. Allora tutte le volte che in qualche maniera squalifichiamo uno dei luoghi della nostra terra, che è la nazione, ci stiamo squalificando tutti quanti. E cominciamo a trasmettere anche questo segnale. Se stiamo male qua significa che staremo male tutti su tutto lo spirale. Se stiamo bene qua significa che staremo tutti straordinariamente meglio. Per ogni euro investito al sud, bene, il ricavo per la nazione è 4 euro. Per ogni euro investito al nord, il ricavo per la nazione è 50 centesimi. Noi siamo l'opportunità per tutti di diventare un paese migliore e più civile. Allora, magari, se il vero risultato di questo incontro di oggi, per quello che mi riguarda, magari è uscire fuori da questa sala e cominciare a fare il nostro dovere serio da cittadini, perché poi è troppo facile lamentarsi e vedere le telecamere di Striscia la Notizia che riprendono noi che apriamo il cofano della macchina e sulla piazzola ci sversiamo la lattina, il materasso, il pezzo di carta. Il nostro dovere cittadini è fare prima di tutto noi la cosa giusta. Se questo convegno ci ha aiutato a cambiare anche solo una delle idee che qualcuno ci ha fatto radicare nella nostra mente, ha avuto un grandissimo risultato. E come si confrontano le domande del genere? Direi che dovremmo iniziare a parlare di un argomento del genere, come in effetti stiamo facendo. Quindi non è, sono breve considerazioni che io posso fare sull'argomento, però certamente posso dare delle conclusioni. Volessi in Cina, fossi in grado di dare delle conclusioni. Allora, liberarsi dai rifiuti è una esigenza per il cittadino ed è una necessità per le imprese, ma è anche una prova di civiltà, di attenzione, di amore per il territorio da parte del cittadino ed un segno di rispetto delle leggi da parte delle imprese che sono oltretutto ritenute responsabili dell'impatto ambientale delle proprie attività. L'aumento della mortalità per tumori, le malformazioni congeniche, il danno procurato ai prodotti agroalimentari sono la logica conseguenza dell'enorme disastro ambientale procurato da chi non ha tenuto in alcun punto o addirittura ha disprezzato la vita dei propri figli e dei figli di questi. Se venisse accertata dagli studi dell'Istituto Pasteur, che si concluderà nel prossimo settembre, che l'esposizione a rifiuti tossici, il bere acqua proveniente da fonti inquinate, cibarsi di prodotti nati in territori avvelenati, ha creato danni irreversibili al loro sistema genetico. Oggi la politica ambientale si pone come obiettivo prioritario la riduzione sia della quantità che della pericolosità dei rifiuti prodotti, nonché del flusso di rifiuti avviati allo smaltimento. I rifiuti però non devono costituire per noi una calamità, al contrario essi costituiscono una ricchezza nella misura in cui
però li riusciamo a recuperarli ed opportunamente riciclarli. Noi dobbiamo liberarci sì dai rifiuti, ma in modo intelligente, in modo civile, in modo legale. Sarebbe forse meglio dire in modo furbo. Abbiamo una strada scianata, ma l'esito della nostra sfida dipenderà dal sostegno politico e finanziario che sapranno e vorranno darci le istituzioni. Grazie per l'ascolto.